Le prime avvisaglie dell'incubo ci raggiunsero tra il 1934 e il 1935. Ebrei tedeschi scacciati dalla Germania nazista giungevano in continuazione a Genova, dove abitavamo fin dal 1925, e la comunità forniva loro soccorso nella misura in cui poteva, indirizzandoli per altri aiuti presso le famiglie dei correligionari. Il loro numero andò crescendo al punto che finimmo per avere ben poco da dividere. Queste prime vittime dell'antisemitismo nazista, malviste e affamate, entrarono nella nostra casa quasi vergognose e si profondevano in mille ringraziamenti se potevamo dar loro qualcosa. Nessuno tra essi conosceva l'italiano, molti parlavano il francese e in questa lingua tentavano di spiegarci a voce bassa e come se avessero paura di non essere creduti, ciò che in Germania stava accadendo. Negozi e abitazioni di correligionari assaltati e devastati, ebrei bastonati a sangue, uccisi, una furia cieca, premeditata, che andava salendo. I racconti che udivamo ci sembravano appartenere a un mondo così distante da noi, da rappresentare una realtà diversa dalla nostra. Non riuscivamo a immaginare nessun nostro vicino di casa, nessuna nostra conoscenza, nessuno tra i mille e mille sconosciuti che incontravamo ogni giorno, capaci di entrare nella nostra casa, di aggredire nostro padre e nostra madre, di far loro del male a noi perché ebrei. Noi dicevamo queste cose ai nostri correligionari, esuli dalla Germania di Hitler, ed essi scrollavano il capo mestamente. Il nazismo è una cancrena che si diffonderà assai lontano, commentavano. Dopo il 1935 gli arrivi cessarono bruscamente e noi pensammo che la situazione si fosse in qualche modo normalizzata. L'agonia degli ebrei invece era iniziata e noi lo ignoravamo come ignoravamo che cominciavano ad entrare in funzione i campi dove, appena anni dopo, 9 anni dopo, la nostra famiglia sarebbe stata sterminata. L'esodo degli ebrei di Hitler aveva seminato in noi sospetti e inquietudini, per quanto ancora vaghi. Un manoscritto ritrovato, pagine battute a macchina, conservate per quasi mezzo secolo. 10 anni dopo il ritorno alla vita, Piera Sonnino ha trovato il coraggio, la misura, la forza per sublimare in racconto la tragedia della deportazione e dello sterminio di tutta la sua famiglia. I genitori, 3 fratelli e le 2 sorelle nei campi di concentramento nazisti.